In una città che racconta una storia di passione, di arte e comunità, Banca di Pesaro è un punto d'incontro. La cultura unisce e ci fa crescere insieme. Per questo Banca di Pesaro si impegna a sostenere la capitale italiana della cultura 2024, poiché una comunità che vive di cultura è sinonimo di un futuro brillante. Dal 1973 progettiamo e realizziamo macchine e linee complete di confezionamento. Da oltre 50 anni, flessibilità, cura del cliente, passione e innovazione. OMAG è il lavoro di squadra. Come in una famiglia, condividiamo il talento e l'esperienza. Da Gradara e in tutto il mondo troviamo soluzioni innovative per il packaging del futuro. Perché il futuro è il nostro tempo. Il progetto 50x50, capitale al quadrato di Pesaro 2024, varca la soglia di aprile e lo fa con un passaggio di testimone. Quello da Gabicce Mare, che ha traghettato il progetto fino a Pasqua, e quello di Montecalvo in Foglia, che lo ha riavviato da Pasquetta. Sarà una settimana piena di contenuti, perché abbiamo voluto approfittare di questa settimana, che sarà dall'1 aprile al 7 aprile, per mostrare le bellezze del nostro comune Montecalvo in Foglia. Cosa ci aspetta? Ci aspettano delle mostre d'arte. Avremo due mostre, una a Cagallo dal maestro Giulio Serafini, che avrà in esposizione delle opere di arte calcografa che nella sua attività sono state commissionate da artisti importanti marchigiani come Valentini, Pomodoro e tanti altri, più delle opere personali del maestro Giulio Serafini. Poi abbiamo nel capoluogo a Montecalvo in Foglia, proprio Montecalvo all'interno del borgo, un'altra mostra del maestro Giancarlo Sardella, che ha avuto anche fra i suoi clienti, sempre nella sua attività lavorativa, anche lui questi artisti che ho elencato prima, questi artisti famosi. E diciamo che gli artisti sono gli stessi, ma essendo di periodi diversi, le opere sono diverse. Inoltre, in località Casino Sole verrà aperta la casa del giornalista Giambattista Vicari Busetto, un noto giornalista che ha diretto un caffè letterario, il giornale letterario che si chiama Il Caffè. I visitatori potranno ammirare le sue opere, perché quando era a casa dipingeva, e anche tutti i ricordi degli articoli di questo famoso giornale. Ma non solo, perché vogliamo mettere in mostra anche il nostro paesaggio, la nostra natura, l'ambiente che ci circonda, che è il nostro, diciamo, anche fiore all'occhiello, non avendo grandi musei. Infatti avremo due eventi di passeggiate ecologiche, una all'interno dell'Oasi La Badia, che è una oasi di Natura 2000. L'altra, diciamo, escursioni sarà seguita dal Ca Virginia, il nostro bike hotel, e non solo, che
come d'abitudine, con i ciclisti di e-bike, farà da guida portandoli a visitare il borgo e il territorio, i nostri calanchi e non solo. Poi un'altra peculiarità di questa settimana, perché abbiamo voluto fare un programma gestito insieme a tutti gli attori del territorio. Abbiamo coinvolto anche tutti i nostri, diciamo, esercizi commerciali e turistici che si sono trasformati in palcoscenico per ospitare quegli eventi che magari andavano fatti in un teatro, avverranno all'interno di questi locali. Siamo molto felici di come Montecalvo ha interpretato questa settimana la capitale, perché integra alla perfezione quello che è il programma da capitale che si svolgerà a Pesaro in quella settimana. Il puro spirito 50x50 viene riproposta anche in due appuntamenti, il Cosa c'è dop, che sono questi aperitivi in due locali del comune in cui osterie e bar diventano anche avamposti di informazione rispetto a quello che accade nella capitale, in particolar modo Montecalvo in quella settimana, ma in generale, e soprattutto attraverso le DOP e gli altri prodotti certificati della nostra filiera agroalimentare ci sarà la possibilità di fare aperitivi alternativi e soprattutto accorciare quella filiera, appunto, di consumo tra gli agricoltori, i produttori e il pubblico, grazie anche all'apporto dei bar e delle osterie. In una città che racconta una storia di passione, di arte e comunità, Banca di Pesaro è un punto d'incontro. La cultura unisce e ci fa crescere insieme. Per questo Banca di Pesaro si impegna a sostenere la capitale italiana della cultura 2024, poiché una comunità che vive di cultura è sinonimo di un futuro brillante. Dal 1973 progettiamo e realizziamo macchine e linee complete di confezionamento. Da oltre 50 anni, flessibilità, cura del cliente, passione e innovazione. OMAG è il lavoro di squadra. Come in una famiglia, condividiamo il talento e l'esperienza. Da Gradara e in tutto il mondo troviamo soluzioni innovative per il packaging del futuro. Perché il futuro è il nostro tempo.